preoccupata la mia topina. È preoccupata la mia topina. Bacini. Buongiorno mondo, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Oggi è venerdì, ebbene sì, it's Friday. E vai, sono contenta, oggi appunto è venerdì e c'è una giornata bellissima, veramente veramente bella. L'unica pecca è che c'è il vento e c'è una vista veramente spettacolare dalla mia finestra, vedo veramente tutto le montagne. Io adoro la mia città, veramente non la cambierei per nulla al mondo perché la amo veramente tantissimo, mi piace e io non posso non mostrarvi questa meraviglia, quindi ve la mostro. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, c'è veramente un sacco di neve e purtroppo, come potrete notare da questo albero in basso a sinistra, c'è vento, c'è veramente tanto 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 vento. E unica pecca di questa giornata meravigliosa, tenete conto che prima non c'erano neanche queste nubi che vedete sopra le montagne, era tutto così. E niente, purtroppo avevo in mente di fare un po' di cosine oggi e non posso più far nulla a causa di questo vento veramente gelido, tra l'altro molto molto freddo, quindi è meglio evitare, diciamo, di stare troppo fuori. Avevo veramente in mente una bellissima giornata, o meglio un bellissimo pomeriggio, infatti ne parlavo anche con la mia collega del lavoro, che anche lei è appunto un bambino più grande di Fede, e si chiama Romina e guarda i miei video, quindi un bacione anche a te. E volevamo entrambe portare i bambini al parco oggi, infatti ne parlavamo giusto stamattina, con una giornata così li portiamo al parco, solo che io non so da lei perché lei non abita qua vicino, abita un po' più distante, però non so lei, ma qui c'è veramente un vento fortissimo, quindi purtroppo dovrò rinunciare, anche perché è importante che Fede poi lunedì stia bene. E lui è molto delicato di gola, quindi tutto questo vento sicuramente non gli porterebbe granché giovamento, quindi lascio stare. Peccato, davvero un gran peccato, anche perché domani e domenica sarà col papà, quindi ho solo oggi pomeriggio e volevo fare qualcosa di carino insieme a lui, però niente, ci accoccoleremo qui a casa, faremo qualche gioco e ci guarderemo un bel film abbracciati, che a lui piace da morire come cosa. Stavo appunto guardando questa rivista che vi ho fatto vedere nel video haul di Tigotà, proprio in quel giorno l'ho comprata, si chiama Spy, a un euro soltanto, in cui parlava, mi ha attirato perché parlava dell'Isola dei Famosi, un reality che difficilmente mi perdo, forse solo l'anno scorso non sono riuscita a seguirlo più di tanto, però quest'anno non me lo perdo per nulla al mondo. Lunedì mi pare di aver capito che già inizia, quindi sono contenta, non vedo l'ora di vederlo e pensavo di fare poi dei video chiacchiericci, insomma, in cui possiamo parlare, spettegolare e commentare un po' questo reality. E ci sarà appunto, vedo Stefano De Martino che sarà appunto l'inviato dell'Isola dei Famosi, e poi vabbè, Mara Venier, qua mi sfugge il nome, porca miseria, Daniele Bossari, ok, e poi ovviamente lei, Alessia Marcuzzi. E sono proprio curiosa curiosa curiosa. Ho visto, se non ho visto male, che ci sarà Giù Cascasella, ecco appunto, eccolo qui, non l'avevo visto, e poi tanti altri purtroppo non li conosco, a parte Nadia Rinaldi, che anche lei ha perso molta popolarità, non si è più vista tanto, però Francesco Monte, questi qui, ecco lei,
Alessia Mancini, ho presente chi sia, Eva Enger anche, però ne ho visti alcuni nelle anteprime che non so veramente, ecco, Chiara Nasti per esempio, non so chi sia, Marco Ferri, Filippo Nardi, ah, forse Filippo Nardi aveva fatto il Grande Fratello, magari voi siete più informate di me. Comunque, ecco, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto, non le conosco, sinceramente non so da dove arrivino, magari proprio non le ricordo, ecco, quindi se voi ne sapete di più, scrivetemi qui sotto nei commenti, fatemi sapere chi sono questi altri personaggi, ecco, che parteciperanno all'Isola dei Famosi e soprattutto fatemi sapere qui sotto. Se potrebbe piacervi un video chiacchiericcio una volta alla settimana in cui spettegoliamo un po' di l'Isola dei Famosi, la commentiamo un po' se, e soprattutto se anche voi lo guarderete. Niente, ragazze, sono le 4 praticamente, quindi io scappo a prendere Federico e ci vediamo dopo. Ciao! È appena andato via mio suocero, è passato gentilissimamente e ci ha portato una cassapanca carinissima che loro non utilizzavano più e che a me sinceramente faceva molto comodo, quindi insomma ci siamo sentiti con mia suocera e è passato a portarmela e ora ve la mostro perché abbiamo, diciamo, ho preso poi Fede da scuola, siamo tornati, abbiamo sistemato un po' tutti i giochi da tavola, c'era veramente un pasticcio, nel senso che c'era da riordinare, non abbiamo neanche anche poi finito bene, però insomma pensavo poi di finire io questo weekend. Fede mi ha dato una grossa mano, quindi abbiamo fatto un lavorone e niente, vi mostro la cassapanca, è molto carina. Allora, la cassapanca è questa, è carinissima, tra l'altro perché è blu, come appunto la sua cameretta, vedete che è blu e color legno. Ci sono già degli adesivi che a Fede tra l'altro piacciono, a parte questo che si è strappato ovviamente nel tempo, quindi lo rimpiazzeremo sia questo che questo con altri due adesivi più un pochino più grandi o uguali sopra che piacciono magari a Federico. Nella cesta abbiamo inserito tutti, quasi tutti i giochi da tavola, principalmente quelli un po' più da grandi, diciamo, e poi ci abbiamo aggiunto anche altro. Carinissima, carinissima perché appunto questa molla qui e abbiamo messo appunto, adesso vabbè ci ho messo questo qui sopra giusto perché è un po' delicato, però vedete ho messo tutti i giochi da tavola in ordine. Qui abbiamo il Monopoli, l'Allegro Chirurgo, qua c'è il labirinto, ciao da Fede, qua c'è il labirinto che avete visto l'altro giorno nel vlog, Bellissimo. Scrapples, questo qua da grandi, Guarda. Labyrinth che è molto carino e ce l'ha regalato il nonno di Fede, Ala vi saluta, guardatela. amore, poi c'è il Memo di Topolino, indovina chi, c'è Passaparola, Solo. Poi c'è C'è l'Allegro Chirurgo. Scotland Yard, la versione questa qui, molto carina che avevo trovato al Lidl, tra l'altro, di Scotland Yard. Poi, aspettate che qua è tutto molto ben incastrato, cioè nel senso ho fatto una specie di puzzle, quindi ho composto tutti i giochi bene, perché altrimenti non ci stavano tanti giochi, ecco, quindi ho fatto un po' una composizione. Poi qua abbiamo Otto il maialotto, guardatelo lì. Poi abbiamo le carte del Monopoli. No, queste sono Monopoli Deal, sono per bambini più grandi, infatti queste qua ci giocavo io. Sono Questo è di un 8 tris. anni che non funziona più. No, questo funziona, Fede, bisogna solo metterci le pine. Questo qua è un tris che mi regalò mio papà quando avevo 12 anni. Cioè, veramente, forse anche meno di 12 anni. Quindi ci tengo veramente tantissimo a questo gioco della Jig Tiger. È veramente un ricordo a cui tengo tantissimo. E mi fa effetto giocarci con Fede perché comunque è un gioco con cui giocavo con mio papà. Quindi, insomma, sono. Insomma, mi ha fatto effetto la prima volta e ci tengo tanto, me l'aveva regalato a un mio compleanno. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Lì c'è la tombola di Topolino.
Poi qua abbiamo Mangia Hippo, non so se lo conoscete, ma è carinissimo. Anche questo qua me lo regalarono anche i miei genitori, però si era rotto, quindi questo l'ho comprato da poco a Fede. Sì, ed era bellissimo. È bellissimo, perché era, funziona. E poi questo qua, le rane salterine, anche questa ce l'avevo da bambina, però non sono le stesse, anche quelle non so che fine abbiano fatto negli anni, forse si era rotto qualcosa, forse non ricordo. Si era rotto una rana. Non lo so, non lo so, so solo che dai miei non ce l'avevo più. Forse si era rotto il cestinello dove ci sono le rane. No, può essere, può anche essere. Rana. Può essere, tesoro, non ricordo. Comunque qua abbiamo fatto proprio questa cosina qua bella ordinata. Sembra un puzzle di giochi. Eh sì. Con tutti, adesso poi a questo qua ci mettiamo due pezzettini forza di scotch, questo è forza 4. Insomma, abbiamo riordinato così, siamo molto... E qui ci sono tutti gli adesivi. Sì. Ci attaccati. Siamo molto soddisfatti del nostro lavorone. Anche qui abbiamo sistemato, ho sistemato perché in alto qua tutto bene, insomma, ho messo l'ovetto Kinder, Capitan Mutanda, questo qui che avevo creato io per Federico con i glitter per calmare, diciamo, è molto carino. Poi questo è il lavoretto di Halloween di Fede, il suo profumino, e qua c'è questo quadretto con la nostra impronta di quando era piccolissimo. Guardate che manina, era veramente piccolino. E niente, quindi ho sistemato, qua ci sono tutti i libri, diciamo, a cui tengo un po' di più, dove c'è tutti quelli che avevo comprato quando aspettavo Fede. Questo diarietto della gravidanza che sta lì dietro, lì c'è un altro libro sulla gravidanza, qua c'è il mio bambino che mi era stato regalato quando è nato Fede, della Mondadori, mi pare fino ai 6 anni, il pancione, questo qua è molto carino, gravidanza domande e risposte, il mio bambino, questo è un altro, fotografare, un libro che adoro, che era della mia scuola, di quando studiavo le superiori, perché io, avendo fatto il grafico, studiavo anche fotografia, sviluppavo proprio in camera oscura e tutto quanto, quindi è una cosa che ho voluto tenere. E poi questo libro che mi ha regalato la mia migliore amica per colorare, sapete, quelle cose di relax che non voglio rovinare, insomma, perché me l'ha regalato lei. E quindi niente, qua abbiamo dato sicuramente una riordinata, e stessa cosa per tutti i libri di Fede, delle favole. Ho trovato ancora queste 3 mazzi di carte che voglio mettere sempre lì nella cassapanca. Allora, questa qua le avevano regalate da Burger King un sacco di anni fa, vedete che c'è il loghino Burger King. Queste qua invece sono dei puffi, le avevamo prese io e Riccardo quando eravamo andati al Mac, le regalavano e Fede le adora, cioè sia il memory che le carte tipo 1, che sono queste, molto molto carine anche queste, e farei che mettergli tutto in questa sempre cassapanca qui, e così si ritrova tutto ordinato, insomma. Sono presa un attimo una pausa perché Fede tanto voleva, come potete sentire dai fischi e dai suoni, voleva giocare con un elicottero che fa tutti i suoni luci, e quindi io mi sono presa un attimo una pausa per bermi questo succo di mela. Volevo dirvi la mia, nel senso che questo qua è della linea Sole Vita e lo trovate alla Lidl. Ed è appunto comunque un concentrato di mela, quindi non ha zuccheri aggiunti, infatti non c'è la dicitura negli ingredienti, c'è proprio succo di mela da concentrato 100%, quindi non c'è altro, però vi dico la verità, è buono ma non mi fa impazzire, è buono però non so, sto retrogusto che non mi... Cioè, si sente che è solo mela, però sono sincera, quello che avevo preso della... Ve li avevo mostrati, non mi ricordo quando e come perché, però quelli 100% frutta, sempre, forse della Zueg,
mi ricordo più. Comunque sono più buoni. Questo sembra più acqua alla mela, invece quello sembra proprio estratto di mela, diverso. Io ragazze odio quell'elicottero. Lo odio, mi fa impazzire, mi entra il suono nel cervello. Io adesso non so se voi lo sentite, ma infatti ho detto, ok, gioca tranquillo, io mi prendo un attimo un succo, anche perché dopo voleva vedere, lo vedo passare con la luce, voleva guardare un film con me, quindi insomma ho detto, ok, gioca con questo elicottero fantastico. E ci vediamo tra 5 minuti. Abbiamo acceso delle candeline perché a noi ci piace tantissimo quando guardiamo un film accendere candele, cioè per la serie, giusto due. Però ci tenevo a parlarvi di questa candela in particolare perché per me è veramente molto importante come candela. Non so se ve ne ho, anche per te amore, non so se ve ne ho mai parlato, però questa candela mi ha portato un sacco di fortuna in un momento veramente difficile della mia vita. Ero appunto disoccupata e era un periodo difficilissimo, ero senza lavoro, non sapevo più dove sbattere la testa. E un giorno mi sono ritrovata nel centro di Torino a lasciare appunto curriculum a destra e a sinistra come una pazza e mi trovo davanti a un negozietto carinissimo con tutte queste candeline. Praticamente non in vetrina, c'era proprio un mobiletto davanti alla porta d'entrata pieno zeppo di queste candeline, e ce n'erano di diverso tipo. Questa qua è piena di quadrifogli, se vedete, sia qui come fatta e sia appesi tipo giostra che girano. E poi c'erano altri tipi con il cuore, con la fatina, diversi tipi. Io non potevo spendere tantissimi soldi e costava comunque poco, mi pare sui 5 euro. E ho deciso comunque di comprarla. Non so perché l'ho comprata. Quel giorno ho detto: non mi compro mai niente, non ho lavoro e sento che questa candelina mi può portare un po' di fortuna. Non lo so, mi ispirava tantissimo. L'ho portata a casa, l'ho fatta vedere a Ricky, l'abbiamo accesa. Ci siamo coccolati con questa candelina accesa che girava e 2 giorni dopo mi ha chiamato il lavoro che ho adesso, praticamente per un colloquio di lavoro e mi ha portato veramente fortuna. Adesso non so se è un segno, se è una casualità o se è veramente un po' di fortuna che ha emanato questa candelina, però io un po' in queste cose ci credo. O meno voglio crederci, perché alla fine se non crediamo in qualcosa di carino, di magico, o se non abbiamo anche un po' di fede volendo, non c'è più speranza, non c'è più speranza in niente e per niente. Quindi ci tenevo a raccontarvi questa cosa per farvi capire quanto questa candela per me è importante, non la butterò mai, credo che sarà con me per sempre. Da 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 bom bom. Abbiamo poi scelto Mr. Bean Holiday. A Fede piace anche tanto Mr. Bean, fa ridere. E due risate. Addirittura Due risate fanno sempre piacere. Allora, sono le 19:44, sta bollendo l'acqua e questa sera faccio questi tortelloni che abbiamo comprato io e Riccardo alla Lidl. Sono della linea, se vi può interessare, Taverna Giuseppe. Sono pronti in 7 minuti, hanno le uova italiane con appunto di allevamento a terra.
ed è prodotto in Italia, ce ne sono 1 chilo, quindi comunque ce ne sono davvero tanti. Ovviamente ne farò per 3 persone, quindi ne farò 3 etti, così se li trova appunto anche Ricky quando torna da lavoro e se li scalda il microonde. Diciamo che a noi è utilissimo il microonde perché facendo un po' degli orari assurdi, anch'io torno tardi, praticamente dopo l'orario di pranzo. Quindi mi è comodo, magari mi lascio delle cose o un'insalata, oppure se mi lascio magari già il piattino pronto la sera prima, lo metto un attimo in microonde e un attimo è pronto e riesco a mangiare magari entro le 2. Ecco, dovessi tornare alle 2 e mettermi ancora a cuocere il pranzo, verrebbe veramente una merenda più che un pranzo, quindi il microonde è molto comodo per questo, quindi ci è utilissimo. E niente, quindi ora andrò a preparare questi tortelloni, speriamo che siano buoni, li faremo semplici al burro, con questo burro qua che vi faccio vedere, che ho comprato sempre alla Lidl, è un burro light, spalmabile, e contiene il 50% di grassi in meno rispetto al burro tradizionale, quindi ho voluto provarlo e niente, quindi speriamo che siano buoni. Mamma mia, raga, ho un sonno che non potete immaginare, veramente. Sono stanchissima. Volevo mandare un messaggio al mio amore. Mando un messaggino e poi gli mando anche un audio, giusto per capire per stasera più o meno a che ora rientra. Perché ogni sera cambia più o meno, insomma. Ciao Pu! Ma quindi più o meno per che ora arriverai? Giusto per farti trovare la cenetta pronta. Ci sentiamo appena puoi. Ciao ciao! Giusto per capire. Ah sì, come avrete notato, ormai il suo nome ufficiale è Pu. E lui chiama così me, nomignolo carino. Tra l'altro ci mandiamo sempre delle GIF veramente spettacolari, ve ne faccio vedere qualcuna. Ce ne sono veramente di ogni tipo su Kung Fu Panda, cioè siamo proprio noi, tipo l'altro giorno mi ha mandato questa. Dovete troppo vederla. Allora, vi ricordate dei babà di cui vi ho parlato? Che sono un regalo dei miei per Riccardo, sono questi babà di Napoli al rum che lui piacciono da morire. Ecco, e guardate questa GIF che mi ha mandato. Aspettate, Kung Fu Panda. Quando me l'ha mandata sono morta dal ridere. Cioè, aspettate che riparte da. Cioè, sembra proprio lui che mangia il babano. Quando l'ho visto veramente sono scoppiata a ridere come una scema. Veramente. Abbiamo proprio trovato il nomignolo giusto, troppo dolce. Comunque, queste sono sciocchezze, cosine di coppia, ecco. 7 minuti, mi sono scordata di mettere il timer. Ottimo. E quindi ora io non so quanto manca, quindi andrò di assaggi. Bene ragazzi, abbiamo cenato. Io credo che vi saluterò qui perché così vado subito a editare questo vlog, sperando che vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi se vi fa piacere, se volete avere una notifica ogni qualvolta in cui io carico un video, attivate la campanellina che trovate accanto alla dicitura iscriviti, quindi vi iscrivete, accanto c'è anche la campanellina, cliccate sopra la campanellina, vi arriverà un avviso ogni volta in cui caricherò un video. E seguitemi anche su Instagram se vi va, sempre come Robertina. E niente, vi mando un grosso bacio. E io niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo con nuovi video.